male, voi mi siete mancati e mi è mancato tantissimo anche essere qui in pista. Siamo a Mugello, posto bellissimo, ed è proprio qui che partirà la mia prima gara nel campionato italiano GT Endurance. Cambiano un po' di cose, cambia il team, cambia la macchina, cambia il compagno di squadra, cambia il format di gara. Piano piano vi spiego tutto, intanto andiamo a vedere la protagonista, la macchina. La 992 GT Cup dell'Enrico Fulgenzi Racing, con questa macchina correrò, una macchina totalmente nuova possiamo dire, chiaramente gommata Pirelli, ed è con questa macchina che farò il campionato di GT italiano Endurance. Gara di 2 ore, quindi si può fare o in 2 o in 3 piloti, nel mio caso correrò con un solo compagno di squadra ed è Chicco Galbiati. Ciao a tutti ragazzi. E niente, noi faremo le prossime gare insieme, Monza, Vallelunga, lui tanta esperienza in GT, poca con questa, però sei carico. Assolutamente sì, ovviamente l'obiettivo è quello di cercare di vincere il campionato, quindi insomma, ti do subito responsabilità. Certo. Bene, vado io, va. Stiamo per iniziare le prove libere. Cruciali queste prove libere per capire tante cose, risolvere un po' di cosette di guida, un po' di cosette di assetto e riuscire a dare il filo da torcere a queste altre Ferrari e Lamborghini che vanno veramente forte sul rettilineo. Vediamo che succede, partirò io, gomma nuova e poi salirà. Eccomi qui in uscita pit lane, sono un po' arrugginita, sono da 3 mesi che non salgo in macchina, vediamo un po' come va. Rettilineo principale, qui mi porto a sinistra e punto subito il mio punto di riferimento per la frenata, 150 metri, questa curva cerco di spigolarla moltissimo in modo tale di massimizzare l'uscita in seconda marcia. Ah, qui cerco di tagliare bene l'interno, sto a sinistra della linea bianca e un po' fatica a dare gas, questa uscita non mi è venuta benissimo. Questa chicane mi piace molto di più, anche qui taglio molto sul cordolo, mi tengo a sinistra e cerco di sfruttare al massimo l'uscita che porta poi alla Casanova. Qui ragazzi non si vede niente, si entra e si spera, giù tutto gas. Levo per la Savelli e di nuovo spalanco l'acceleratore. Si può portare ancora più velocità. Arrabbiata 1, cerco di prendere un po' il feeling, soprattutto con il gas in uscita e il mio riferimento, la parte bianca del cordolo, il punto di inserimento per arrabbiata 2. Qui c'è sempre un po' di sovrasterzo in ingresso, ma riesco comunque a tenerla abbastanza bene e ottimizzare l'uscita sfruttando tutta la pista. Correntaio, questa è la curva dove è impossibile girare la macchina. Sto un po' larga, ma faccio fatica a dare gas, quindi decido di fare un short shift e mi aiuta molto per la trazione. Tagliamo tutte le biondetti, queste si fanno flat. Ed eccomi arrivare all'ultima curva. Qui potevo frenare un po' più tardi e cerco quindi di portare velocità e massimizzare l'uscita, però sì ragazzi, sono molto arrugginita ancora. Dopo questi run abbiamo notato che c'è sottosterzo nelle uscite delle curve un pochino più veloci, per questo stiamo cambiando dei settaggi della macchina, per farlo usiamo il setup. La curva Casanova e come vedete qui si fa proprio tanta fatica a tenere la linea, proprio viene chiamato in gergo push understeer, anche qui un po' in arrabbiata 1 si vede, inserisci e poi lo sterzo fa veramente tanto fatica a raddrizzarsi e per questo abbiamo fatto questa modifica. Bella spigolata V. Pieno. Qua continua a farla piena. La prossima frenata più tardi. C'è proprio anche uno stacco nell'asfalto qui, sì. Dove
puoi proprio avere anche più grip in frenata, ed è come se tu dovessi fare la curva in due angoli. Quindi la prima vai a ricercare il cordolo, ti allarghi, e poi la seconda lo vai a ricercare. Prove libere 2, gomme vecchie, abbiamo modificato un po' l'assetto della Porsche, vediamo un po' come se la cava, freno più o meno ai 150 metri, arrivo un po' lunga a centro curva ma riesco comunque a chiudere la San Donato. Mi preparo per la chicane, la macchina si muove tanto, già lo sento, mi tengo bene a sinistra, taglio a destra, do gas in uscita e ragazzi guarda quanto remo con il volante in uscita della prima chicane. Seconda chicane, anche qui quel sovrasterzo in ingresso, ma riesco comunque a tenere bene la sinistra e tagliare a destra. Do gas, qui la macchina si siede e c'è molto meno sovrasterzo. Casanova, taglio moltissimo perché so che ho bisogno di utilizzare i cordoli per far ruotare meglio la macchina e aprirmi il raggio di curva. Arrabbiata 1, cerco di utilizzare proprio tutta la pista a disposizione anche qui in uscita di arrabbiata 2. In queste chicane mi aspetto tantissimo sovrasterzo, allora cerco di tenere seduta la macchina perché qui la prima parte è importantissima per massimizzare l'uscita nella seconda parte della chicane. Arriviamo alla correntaio, decido di farla in terza. Si scompone un po' in frenata e anche in centro curva, ma in terza la macchina rimane molto più calma e riesco a percorrerla molto bene. Taglio le biondetti, sempre flat, e mi preparo per l'ultima curva. Arrivo, una bella frenata, porto un po' di freno che mi aiuta a far ruotare la macchina e cerco di dare il gas il prima possibile. Però tu devi concentrarti a fare come stai facendo adesso. E quindi arrivi, freni, ok? Fai girare la macchina, ok? Aspetti un filo e vai. Cioè mettiti dritta proprio. Le frenate sono meglio. Le frenate sì, molto meglio. Devo cercare di più. Molto meglio. Le calce di sterzo sono un po' sporche. Ma va bene perché tutte tra virgolette quelle correzioni vuol dire che il posteriore gira. E se il posteriore non gira abbiamo sempre più sottosterzo. Finite prove libere, abbiamo fatto un bel step avanti, io ma anche Chicco, abbiamo capito un po' di cose della macchina, secondo me per le qualifiche possiamo esserci per fare un bel risultato, siamo primi di classe, quarti assoluti, le Lambo e le Ferrari continuano a essere molto in rettilineo, però la nostra differenza è sul passagaro, come equipaggio siamo super veloci, quindi dobbiamo fare una qualifica buona, dare tutto di passo gatto. Tra poco iniziano le qualifiche, forse la parte più importante per i piloti, perché tutto quello che fai è per fare quel giro perfetto che poi esci in qualifica. Le gomme ti permettono di fare un paio di giri, un paio di tentativi, non di più. Quindi qualifiche tra poco, partirà Chicco, poi ci sarò io e poi lui farà la terza qualifica. Ho un quarto d'ora di tempo, speriamo di gestirmi bene col traffico piuttosto, perché beccare una macchina in giro buono è sempre un bel problema, soprattutto qua a Mugello. E niente, sono molto concentrata, lo notate? Se la macchina è a posto, che ti senti bene, fai 5 giri, ok? Quindi 7 giri totali. E entriamo. Entriamo, faccio il cambio pilota, vado su io 3 giri e poi eventualmente risale su te. Sì, infatti è quello che pensavo io. Se invece... Perché così ce l'hai anche se presto. Se invece con la macchina non ti trovi bene... Fai tu. Entro su. Rifai qualche giro in più con una modifica. E poi, okay? E poi metto con roba nuova io, alla fine.